Popcorn sotto cenere. Popcorn con la cenere. Non dà di nulla. Ragazzi, questa è una ricetta per chi c'ha il cammino in casa. Favolosi. Popcorn sotto cenere. Io li facevo con l'olio. C'è chi gli fa con il burro. Vabbè, all'americana. No, questi sono fatti con la cenere. Sempre meglio codesti che quelli che vanno di moda ora con quel caramello, il cioccolato, lo sbudellato, ma vai americani. Oh vai, John, il re del popcorn. Vediamo un pochino come si fa a fare questa ricetta, questa tecnica molto ganza da rifare se uno magari fa una sbraciata. Davvero, eh? Io la fo davvero. Proviamo. Allora, tre mestolate. Io voglio la vasola quella grossa o da guardare il film. Oh vai, cencino, gli era bianco il cencio nell'89, ora gli è diventato color non si sa. Allora vai, c'è cascata una mosca dentro, eh? Va bene, vai, mangia anche quella. Allora, cencino, dove l'appoggio? Appoggialo, bravo, così in cassetto nell'angolo. E si va a cuocere. Oh, allora gli fa come gli fo io, la cenere, sotto cenere. Sempre meglio questi e quelli fatti nel microonde, comunque, non fa per dire. Ma quelli belli pronti tu c'hai lì accanto, non ti cascano in terra messi in qui in modo a piramide, ma nemmeno per stare. Se lo fo io mi cascano tutti per le terre. Vai. Ma in bocca non ci rimane poi dopo tutta la polvere della cenere, i frizzoni. Ma belli tegame, bello. Proprio senza ruggine. Ma il tegame, osti, c'è da pigliarci... No, io ho fatto l'antititanica. Va bene, li posso mangiare i popcorn con l'antititanica? I popcorn? Johnny, con questa camicia la voglio anch'io, è troppo bella. Poi è intonata con popcorn, gli è tutto in tono, molto bella. Anche con il cambio davanti, osti. E tu? Io ho questa di camicia, simile. Non è proprio uguale, però... È quella che usavo per far Valerio a tempi. Però gli è simile, eh. Si fa un cambio, ti do questa, se tu mi dà la tua... si fa un mese per uno, mi capita di più la tua. Ma lo sa mangiare codesti, ti rimane in bocca tutti il monito, no? Mi c'ho la pellicina attaccata al palato e una nel dente infilata in mezzo, castrata, e poi in più tu c'hai anche la furigine. Buoni. Allora, io li ho presi a volte al caramello e quegli strani americani, sai, trogolai che vendono ai cine. Però sotto cene per me sarebbe la vera rivoluzione. Ma che gli fa a fare se ce n'ha un quintale accanto ancora da vendere? Continua a fare popcorn, non te li compra nessuno. E gli fa. Finisci io destra accanto, gli due mesi sono così. Sono gialli, sono diventati da quant'è che tu ce l'hai questi... Però sono belli, croccanti, a vedergli... A parte quelli che cascano fuori, però è forte. Senza coperchia addirittura, che classe. E ora c'è la divisione. Il grano dalla cura, vedi? Viene diviso per benino. Oh vai. Questo è mio? Ma io lo voglio un po' più grosso. Cazzo, 5 euro questo così e basta? Sì, ho capito, il cinema lo fanno di 15, ho detto, però, un sei dei ladri, eh? No, ecco qua, lui c'ha la camicia marcata, ho capito come fa, gli ha fatto quattrini, gli ha fatto questo. No, sono buoni, però mi è rimasto qui, non mi riesce a levare la pellina, e più c'ho il sapore della furigine in bocca, sa un po' di caminetto questo proprio, però buoni, eh?